Buongiorno a tutte e a tutti, è passata per la nostra città una notte molto delicata e molto complessa che ci ha visto in azione ininterrottamente ancora fino a queste ore per poter dare soccorso a tutte le persone e a tutte le situazioni che ne avevano necessità. Devo dire che se guardiamo quello che è accaduto nella nostra regione, Parma può dirsi fortunata perché ci sono territori che stanno fronteggiando anche nella nostra provincia emergenze ancora superiori o addirittura territori che si trovano purtroppo a contare delle vittime a cui va tutta la nostra più sincera vicinanza. In questo momento a Parma abbiamo ancora dei sottopassi chiusi, sottopasso di via Bassa dei Fogli, sottopasso di via del Lazzaretto, sottopasso di via Roma a Vico Ferti e lo svincolo della tangenziale est e il sottopasso della strada Gozzolo e via Benedetta. Abbiamo dovuto chiudere anche un piccolo tratto di via delle Esposizioni anche per garantire una maggiore sicurezza a chi sta raggiungendo nella giornata di oggi il mercante in fiera. Sono tanti gli allagamenti che hanno riguardato zone della città con le emergenze maggiori a Eia, a Ravadese, nella parte nord-est di Parma, nella zona del Naviglio. Queste sono le aree che hanno avuto gli allagamenti maggiori e quindi abbiamo dei garage, dei seminterrati, delle cantine che necessitano di essere svuotati e delle persone che sono in questo momento aiutate dai corpi di protezione civile, dai vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine e dai volontari che si stanno tantissimo prodigando ovviamente in queste ore e che stanno seguendo le moltissime richieste che ci stanno giungendo. Ci sono cabine elettriche che sono andate sott'acqua e questo ha portato ad alcuni blackout in diverse parti della città, sono però nella gran parte ormai risolti. Possiamo dire con soddisfazione che le strutture sanitarie, le strutture del sociale non corrono pericoli in questo momento e che anche le scuole sono tutte a posto e quindi saranno regolarmente aperte nella giornata di domani. Sono tantissime le richieste che arrivano ai nostri numeri, in questo momento è molto più alta la domanda di quella che è la disponibilità di mezzi e strumenti, pompe, idrovore che servono ad andare a risolvere quelli che sono i problemi, ma minuto dopo minuto stiamo cercando di coprire la più parte di queste richieste. Rivolgo un grande ringraziamento a tutte le realtà, a tutte le persone che si stanno prodigando, ripeto, in questo momento la situazione in città è sotto controllo, ma necessita di grande attenzione per andare ad intervenire laddove gli allagamenti hanno fatto danni. Naturalmente seguiranno altri aggiornamenti se ce ne sarà bisogno. Questi sono gli aggiornamenti che seguono la riunione che si è appena conclusa del centro operativo comunale. Grazie a tutti e buona giornata.